attesa di riprendere a marzo la difficilissima rincorsa ad un posto ai prossimi europei di categoria, l'Under 21 scende in campo allo stadio Partenio di Avellino per un amichevole in famiglia contro la B Italia di Massimo Piscedda. Senza rinunciare a qualche titolare, mister Di Biagio ne approfitta per testare diversi giocatori, finora poco o mai impegnati. Al 9° minuto la prima occasione per la B Italia con questa rovesciata di Comi, spettacolare, ma non c'è precisione nella sua conclusione. Applaude comunque Piscedda. Al 24° il calcio di punizione di Simone Verdi sorvola la traversa difesa da Bardi. Minuto 26, primo spunto dell'Under 21 con la percussione sulla destra di Stefano Sabelli, che non trova però la porta con la sua conclusione. Pallone fuori alla destra di Gomì. Al 33° altra occasione per la B Italia con la fuga di Gianmario Comi, sempre lui. Prova il diagonale debole, nessun problema per le ali, subentrato a Bardi. Al 42° si accende la partita. L'Under 21 va un passo dal gol con l'esordiente Federico Bernardeschi, che centra il palo alla destra di Gomì. Dall'altra parte il tiro cross di Luca Ghiringhelli rischia di sorprendere le ali, ma il portiere dell'Under 21 è salvato dalla traversa. Ancora Italia Under 21. 43° Belotti si libera al tiro in area e la conclusione dell'attaccante del Palermo è fuori non di molto. Questa l'ultima emozione del primo tempo, che si chiude quindi senza reti tra Under 21 e B Italia. Dopo la girandola di cambi nell'intervallo, al 14° della ripresa è il neoentrato Marco Fossati a provare dal limite dell'area, ma non inquadra la porta il calciatore del Bari. Altri cambi nell'Under 21, dentro tra gli altri il debuttante Stefano Beltrame. Al 18° la punizione ancora di Fossati, la respinta con i pugni di Gomì. Al 26° un'altra punizione per l'Under 21, stavolta calcia Stefano Beltrame, pericolosissima, devia in angolo il neoentrato Marcone, portiere della Italia B, subentrato a Gomì. Al 27° ancora Beltrame si riscatta però sul cross di Verre, stop di petto e conclusione che batte Marcone in anticipo sul difensore. Grandissimo gol del giovane talento di scuola Juventus, che segna quindi all'esordio. 1-0 Italia Under 21. 10 minuti dopo la conclusione dalla distanza, ancora di Valerio Verre, questa volta è imperfetto l'intervento di Marcone ed è un gioco da ragazzi il tap-in per Marcello Trotta, anche lui debuttante come Beltrame. Sono ben 6 debuttanti in questa gara per l'Under 21. Gol al debutto per Trotta, attaccante del Brentford. La B Italia prova a riaprire il match con il solito Comi, ma il suo colpo di testa è facile preda di Mattia Perin al rientro in nazionale dopo oltre un anno. Al 90° conclusione da distanza proibitiva di Stefano Beltrame, ancora da rivedere l'intervento di Marcone ed è doppietta all'esordio per il talento del Bari di scuola Juventus, 3-0, Under 21. Gli azzurrini chiudono bene il 2013 con un buon test in vista della lotta con Belgio e Serbia nelle qualificazioni all'Europeo.